Che come ci si organizza? Tu fai un lavoro particolare, sei l'attrice, quindi insomma il tempo dove l'hai trovato? Ma ho avuto la fortuna di fare in questi ultimi 2 o 3 anni un monologo su una poliziotta antimafia e l'ho recitato incinta di 7 mesi, sia con Valentino era a Catania di 7 mesi e con Elia ero a Foggia. Di 7 mesi. Quindi una gravidanza itinerante. Sì. Itinerante. 2 gravidanze itineranti, sì. Le gravidanze sono state anche lo spunto per te per scrivere un libro che la dice lunga già dal titolo: mi è nata una famiglia, cioè non mi è nato un figlio. All'improvviso ti sei trovata mamma, compagna. Come sei cambiata come donna? Ovviamente sono diventata una donna più matura. Ovviamente, e sono diventata molto più lucida, più determinata, più efficiente, più produttiva, perché credo che la natura, ovviamente, come fa tutto, dà anche a livello chimico proprio delle capacità maggiori, per cui il tempo che perdi avendo 2 bambini lo guadagni in produttività. Quindi non è tempo perso, si direbbe. Non è tempo perso. Nel libro spieghi anche magari qualche trucco per spiegare appunto a un fratellino che sta arrivando un nuovo fratello. Come si fa a spiegare per non creare le gelosie? Cioè Valentino come l'ha preso l'arrivo di Elia, insomma, per dircela in termini pratici? È stato il momento più emozionante della nostra vita. Abbiamo un video che lo testimonia. Abbiamo accolto Elia insieme, nel senso io ho partorito alle 5 del mattino e alle 9 Alessandro ha portato Valentino in ospedale. Quindi quando mi hanno riportato il bimbo nella culletta, eravamo tutti e tre ad aspettarlo e Valentino lo ha accolto con degli abbracci, con dei baci, con dei sorrisi, con delle urla di gioia. È stata una cosa emozionante, ma perché loro due si conoscevano più di quanto non ci conoscessimo noi, perché durante la gravidanza Valentino mi è stato tutto il tempo attaccato alla pancia e controllava il bambino, spesso mi chiedeva come stava, lui dava i calci, lui dava le carezze, si sentivano, in fondo avevano soltanto uno strato di pelle che li allontanava. Quindi è stato più naturale del previsto. È stato molto molto naturale, loro si sono conosciuti prima di quanto non abbiamo conosciuto noi. Ecco, e Alessandro invece, che lo vediamo molto taciturno, ma in tutto questo che ha trovato prima Beatrice e poi si è ritrovato una tribù. Sì, esattamente. Come sei diventato papà all'improvviso? Beh, è stata parallela anche la sorpresa, nel senso che fino a quando non ci conoscevamo non è che pensassi granché alla famiglia o a fare una famiglia. Ci siamo conosciuti e è arrivata subito, ci ha travolto assolutamente. Però devo dire che la grande svolta alla fin fine è stato proprio l'incontro con Beatrice. Non c'è stato il grande cambiamento con l'arrivo loro, il grande cambiamento è stato l'arrivo di Beatrice, come se la famiglia fosse iniziata in quello stesso momento là. Poi i vostri occhi parlano, insomma, perché siete felici. E noi, visto che il più grande ha 2 anni e 6 mesi, il più piccolo 6 mesi, ci vediamo tra altri 2 anni, magari con una femminuccia. E chiudiamo così con questo augurio. Ciao Alessandro, complimenti per la bella famiglia.